Quanti collezionisti abbiamo qua? A me piace collezionare cose, ma sfortunatamente non ho mai abbastanza spazio in casa. E voi? Avete qualcosa di cui andare fieri? Ditemelo nei commenti e sappiate che parleremo delle più strambe e incredibili collezioni mai viste e fatte da persone come noi. Più o meno, ecco. Beh, intanto ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questo nuovo video. Spero il video di oggi vi piacerà, perché piuttosto che guardare soltanto video sul coronavirus è meglio distrarsi di tanto in tanto con le cose di tutti i giorni. O no? Beh, bando alle ciance, ciancio alle bande e partiamo carichi! Bambole. Ogni coppia a suo modo è strana, o no? Sicuramente molti si definiscono fuori dall'ordinario, ma vi ricrederete quando sentirete parlare di Bob Gibbons e la sua ragazza. Collezionano bambole gonfiabili. Sicuramente non una cosa comune. In realtà è proprio Bob che ha iniziato tutto. Un giorno casualmente aveva visto un manichino in un negozio e se n'era innamorato. Gli piaceva portarlo in giro in macchina, a volte a bere il tè, che... Aspetta, sì, ho detto giusto. Wow, finché lo si fa da piccoli penso sia una cosa del tutto comune, ma dopo una certa età risulta alquanto... non saprei proprio come esprimermi. Comunque da allora ha deciso di voler comprare delle bambole gonfiabili che gli tenessero compagnia e basta. Sono in tutta la casa e sono circa 240. L'unica cosa che fa è allestire delle scene. Niente di più, niente di meno. La parte più assurda della storia è quella della ragazza. O credo la moglie, non ho capito bene. Lei ama Bob e la sua passione. Cura le bambole, le pettina e le veste quando necessario. Pensate che è iscritta insieme a Bob a un forum per amanti di bambole. Sì, altre persone hanno queste strane passioni. E lei è l'unica donna del forum. Il valore totale di queste cose ammonta a circa $160,000. Forse è anche il detentore del record per il maggior numero di bambole gonfiabili. Palla di gomme. Questo va dritto dritto nella sezione Guinness di cui nessuno aveva bisogno. Eccovi Barry Chappell, un uomo di 50 anni, annoiato a morte a quanto pare perché è il detentore di un record molto insolito, cioè quello della collezione più grande del mondo di gomme da masticare, arrotolate in un'unica palla gigante da 79 kg. Sì sì, esatto, me lo son chiesto anch'io, perché? Cioè, perché? La storia è iniziata in modo molto strano, come se il record non lo fosse abbastanza. Il nostro Barry doveva fare un lungo viaggio da Los Angeles, il suo paese di residenza, fino alla bellissima Europa. Aveva masticato una normalissima gomma per circa 2 ore, ma alla fine del volo mancavano quasi 8 ore, quindi giustamente ne ha masticate tante altre. Piuttosto che buttarle via nei cestini dopo averle messe in bocca, aveva deciso di tenerle da parte. Tornato a casa dopo quello stancante volo, aveva tirato fuori la palla arrotolata in tasca e gli era venuta un'idea geniale. Perché non continuare l'opera? Dopo ben 95.000 gomme da masticare, eccoci al record mondiale. Tratto da una storia vera, eh? Lanugine. Lavarsi è molto importante, perché potrebbero formarsi le famose palline di lanugine, quelle che si accumulano nell'ombelico e che puzzano come poche cose sul pianeta. Sul serio, eh? Non che abbia odorato la mia lanugine, forse. Ok, l'ho fatto a scopo scientifico, eh? Allora, anche in questo caso abbiamo un record alquanto strano, il maggior numero accumulato dentro i barattoli, una collezione davvero strana e folle. Da più di 20 anni Graham Barker colleziona quello che si trova nel suo ombelico. Un giorno mentre stava facendo la doccia aveva notato questa cosa. Era la prima volta che la vedeva. Giustamente l'ha odorata di gusto e all'improvviso una domanda gli è gironzolata in testa. Quanta ne poteva produrre un essere umano medio in tutta la sua vita? Ed eccoci quindi al record. Nel 2000 aveva già 3 vasetti pieni e oggi dovrebbe averne un altro in più. Ecco, boh, contento lui, io preferisco continuare a pulirmi. Unghie dei piedi. Non bastava la cosa di prima, lo schifo va avanti con le unghie dei piedi. Ehi, aspetta, le ho anch'io. Comunque in questo caso abbiamo un uomo della Louisiana di 35 anni. I barattoli tipo quelli della marmellata, piuttosto che usarli per tenerci le monetine, li usa per le sue unghie dei piedi. Tutto era nato casualmente. Tagliandosi le unghie si è accorto che era faticoso tutte le volte buttarle in un cestino e che è quasi uno spreco addirittura. Da lì è nata la sua nuova passione. La moglie però era contraria, per questo motivo tiene tutto nascosto ai suoi occhi. L'uomo le lascia crescere molto, le accorcia solo quando sono lunghe e pronte per il raccolto. Ad oggi dovrebbe avere più di 30.000 pezzi. Lattine di Coca-Cola.
Questa collezione forse non è poi tanto male, l'avrei fatta anch'io, ma non avendo spazio non posso. Stavolta parliamo di un italiano, Davide Andreani, che nel 1982, a soli 5 anni, ha cominciato la sua incredibile impresa. Anche il padre lo ha aiutato cercando le lattine più strane in giro. Ad agosto 2013 aveva più di 10.500 lattine uniche, quindi nemmeno una uguale, provenienti da 97 paesi diversi. A quanto pare alcune sono così rare da superare i $400 di valore, perché non sono più in produzione visto che erano uscite solamente per eventi speciali. Ha un'intera stanza dove tenerle con cura. E facciamo una piccola pausa quiz. Chi sa dirmi a quale film si riferisce questa sequenza di emoji? Risposta forse alla fine del video e continuiamo. Coni. Avete presente quei coni che usano per il traffico o per farvi, che ne so, fare l'esame di guida della moto? Ecco, alcuni le buttano giù senza capire che potrebbero essere oggetti da collezione. Il nostro amico David Morgan lo ha capito. Raccolse i suoi primi coni di traffico quando una società produttrice di plastica rivale fece causa alla sua società per la progettazione di un cono, per dimostrare che il suo disegno esisteva già, ed infatti ha vinto. Dopo che il caso fu chiuso, la sua voglia di cercare coni era ancora viva, così viva da decidere di andare in giro per le strade a prenderne altri. No, tranquilli, non li rubava, semplicemente aspettava che venissero buttati via. Ne ha circa 500, ma ce ne sono tantissime ancora con vari design da ritrovare. Collezione di patatine. Le patatine sono uno degli alimenti preferiti da tutti, grandi e piccini, ma in quanti di voi hanno mai pensato di collezionarle? Perché come avrete notato non sono tutti uguali. Un occhio attento oltre a mangiarle le annusa pure come si deve. Ma questa è un'altra storia. La donna che aveva compiuto l'impresa si chiamava Myrtle Nola Young. Era una collezionista di patatine fritte, la cui collezione attirò l'attenzione di notiziari e talk show nazionali, quindi non serviva essere una influencer per andare in TV, ma semplicemente collezionare appunto patatine. Aveva cominciato nel 1987, quando aveva notato che una patatina era simile a una faccia. Non Gesù, ma qualcos'altro che non ho compreso benissimo. Alla fine, prima di morire ad agosto 2014, ne aveva quasi 300 che somigliavano a qualcosa. Non disturbare. Negli hotel, per avere un po' di privacy, si può appendere alla maniglia il cartello non disturbare e dopo ciò la storia finisce. Ognuno alla fine se ne torna a casa, magari dopo aver fregato qualche asciugamano. Ehi, non giudicate, tutti l'abbiamo fatto almeno una volta. Comunque, Edoardo Flores, italiano, ormai pensionato, è riuscito a fare una collezione molto insolita. Da giovane viaggiava moltissimo per lavoro insieme al padre. Dopo essere cresciuto ha ereditato l'attività. E quindi è toccato a lui viaggiare in giro per concludere affari. Un giorno aveva preso per sbaglio un cartello non disturbare e da lì aveva avuto l'idea di tenersene il più possibile. Dovrebbe averne circa 15.000, ma non è stato in 15.000 hotel. Amici e familiari hanno contribuito per rendere il suo sogno possibile. Cioè, ecco, quello di collezionare queste cose. Ehi, ognuno ha i suoi sogni, eh? Reggiseni. Ok, qua la cosa comincia a essere alquanto strana. Un uomo in Senya, paese in Cina, di nome Chen Qingzu, ha deciso di portare avanti uno strano modo per aiutare le donne. Ha circa 5.000 reggiseni, in una enorme collezione da invidia. Dice che lo fa per dimostrare alle ragazze e alle donne che indossare reggiseni più piccoli della taglia che in realtà dovrebbero portare rischia di causare gravi guai, tipo cancro al seno. Non so di preciso se sia vera o meno questa cosa perché non ho fatto ricerca in merito, però ripeto, è davvero una cosa alquanto strana. Penso ci siano tanti altri modi, o no, per aiutare le donne. Banana stickers. Concludiamo alla grande con questa bellissima collezione. I frutti di solito hanno degli sticker attaccati che indicano varie cose. Forse non lo sapevate, ma ci sono alcune persone a cui piace collezionare questi sticker, un po' come i francobolli. Becky Mars è un'appassionata specialmente di banane. No, aspetta, non l'ho detta bene. È un'appassionata di sticker di banane. Vive in Florida e ha 70 anni. La pensione cominciava un po' ad annoiarla e quindi ha pensato bene di cominciare la sua avventura. Secondo lei trasmettono dei messaggi e rappresentano anche i paesi da cui vengono portate le banane, così viaggia anche un po' con la mente. Ad oggi ha circa 21.000 sticker di banane. Pensate che anche in questo caso ci sono sticker più rari di altri. Quello più raro che ha lei risale al 1960. Partecipa anche a degli incontri con gruppi dove ci sono persone che hanno le stesse passioni. Sì, ci sono proprio dei gruppi apposta. Come
con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in questo caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.